creare queste cine tu. School movie, amore, school movie, cuore. Motore, azione, c'è school movie, cine tu. I have a dream. Motore, azione, school movie, cinema, passione, educazione. I have a dream. Vera passione. Prova a sognare insieme a noi con cine tu. Siete pronti a seguire una nuova puntata di School Movie? Bene, allora rimanete sintonizzati su Telecolore perché noi siamo pronti, siamo a Fisciano e questo è School Movie. Avevo solo voglia di staccare, andare altrove, non importa dove, quando, non importa come. Avevo solamente voglia di tirarmi su per non pensarti e poi lasciarmi ricadere giù. E allora cercavo un mare calmo e ho trovato te. Col vento così forte, non dirmi buonanotte, soltanto per stasera. Amore capoeira, che sciasso in una piena, come in una favela. E siamo con l'assessore di Fisciano, Maria Grazia Farina, che fortemente ha creduto nel progetto School Movie. Sì, possiamo dirci soddisfatti. Carenza, i bambini hanno vissuto un'esperienza entusiasmante e bellissima che ci hanno raccontato, l'avevano già vissuta l'anno scorso ma quest'anno si è moltiplicata. Un grazie va sicuramente al nostro sindaco, il dottor Vincenzo Sessa, che ha colto subito il grande valore di questa esperienza. Cercavo un mare calmo e ho trovato te. Come è stato partecipare a School Movie? Bellissimo! Vi siete divertiti? È stata una bella esperienza? Sì! Amore capoeira, che sciasso in una piena, come in una favela. È una bella serata, una bella festa, tanti bambini, tanti docenti, quindi sicuramente un'iniziativa veramente bella a conclusione e a sintesi, almeno in parte, perché noi ci auguriamo di arrivare a Giffoni ovviamente, e di questa esperienza, di questa seconda esperienza per noi con School Movie. Anche come è stata organizzata questa sera questo evento, vede protagonisti proprio i ragazzi delle nostre scuole, questo li motiva sempre più alla partecipazione, all'impegno e al coinvolgimento in prima persona. È quello di continuare su questa strada, perché questo è sì un lavoro il cinema, ma è soprattutto passione, tutto il campo artistico è mosso dalla passione, quindi avere qualcosa che ti guida nella vita oltre al fatto di dover fare solo un lavoro è ancora meglio, ancora di più se si riesce a trasformarlo nella propria attività. E questo è l'augurio magari che si può fare di poter continuare su questa strada e dedicarcisi. Maestre, come è stato partecipare a School Movie? Fantastico, sensazionale, esperienza bellissima da rifare. Che cosa è che ci ha lasciato School Movie? E cosa ci ha lasciato? Intanto la gioia di giocare con i bambini, sicuramente. E vederli sorridere. Tutti insieme, tutti insieme. È una cosa bella per i ragazzi. Che cosa vi è piaciuto di più di tutto il progetto? L'entusiasmo con cui i ragazzi sono stati coinvolti, veramente. Cioè vederli insomma piacevolmente attirati, coinvolti, è la cosa più bella per noi insegnanti. Con un grandissimo applauso colei che 6 anni fa è partita con un piccolo sogno e che oggi lo vede realizzato anche qui nel comune di Penza, Enza Ruggero. Buonasera, buonasera, benvenuti a questa edizione di School Movie, benvenuti in città di Fisciano. Una macchina e ti siamo a bere. Ai tuoi occhi rossi tasca solo un lino. Piango senza fare a pezzi il motorino. Vincitore Comis Scuola Primaria è and the winner is
ma anche musica, maestro, classe quinta presso Pizzolano. L'ex-equo per la scuola primaria va e quindi sono in finale a School Movie e saranno il 19 luglio a rappresentare la città di Fisciano per la scuola primaria le classi, la classe, diciamo una per volta, la classe quarta B, una lezione importante e anche la classe quinta B con la parola in gamba. Complimenti, venite, venite sul palco. Il Cittadino Comics delle scuole medie vince il cortometraggio Oria Mulin, seconda A. Il vincitore di School Movie che verrà il 19 luglio al Gipponi Film Festival è il video dal titolo Una scelta di libertà, classe terza C. Passo in un laghetto dentro la città, andiamo al cinema all'aperto con il cuore un po' scoperto, con un polaretto sciolto nella macchina, e mentre non mi guardi ti scatto una foto, e quando poi ti sposti ti do un bacio vuoto. Na 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 na, come una fotografia, come una fotografia. Avete vinto, facciamolo vedere questo trofeo, finalisti Gipponi, scuola secondaria di primo grado, emozionata? Moltissimo, ho gridato tanto, mi manca il fiato. Nel backstage sei stata un po' protagonista. Siete stati bravissimi, bravissimi e simpaticissimi, ma come vi siete divertiti a girare quel video? Scommetto vi siete divertiti tantissimo. Sì. Avete ballato? Sì. Avete sognato? Sì. Ad occhi aperti? Sì. Sei felice? Sì, felicissimo. Quanta emozione stasera? È una grande emozione, soltanto felicità e grandissima ammirazione. Un movie è? Emozionante, fantastico. Bellissimo. Indispensabile, bene sì. School Movie, non c'è scuola se non c'è School Movie. Vediamo sempre queste sacche, ma cosa ci sarà dentro queste sacche? Chissà. Questa è la nostra t-shirt che i ragazzi indosseranno per il nostro Gipponi e quindi per la nostra finale. Siete emozionati? Tantissimo. Quindi ci vedremo a Gipponi il 19 luglio. Siete contenti? Sì, tanto. E al mio tre, gridiamo evviva School Movie! Sì. Uno, due, tre. Evviva Movie! Ebbene sì, siamo veramente in dirittura d'arrivo, per questa sera è proprio tutto qui da Fisciano e ovviamente noi ci diamo appuntamento alla finalissima di Gipponi. Seguiteci sui nostri social e mi raccomando, urlate sempre tutti insieme, ormai io non ho più voce. Evviva School Movie! Tartaruga, Giovanni si ricorda di non aver salutato Matilda, la sua tartarughina. Si volta per scendere dallo scuolabus, ma l'autista ha già chiuso le porte e ingranato la prima. Bene ragazzi, quello che abbiamo letto è un racconto realistico. So che avete incontrato molte parole nuove, perciò prendiamo i vocabolari e scopriamone insieme il significato. Luca, vuoi provare tu a cercare il significato della parola empatia?
Luca, hai sentito che cosa ti ho chiesto? Vuoi cercare tu il significato della parola empatia? Veramente io... Dai, va bene, ho capito. Che cosa facciamo quando incontriamo delle parole di cui non conosciamo il significato? Usiamo il vocabolario. Perfetto! Perciò adesso, ragazzi, prendiamo i vocabolari e cominciamo un bel lavoro di gruppo. Ecco, ragazzi, ho trovato incontaminato! Grande! Ora dobbiamo scrivere una frase con questa parola. Luca, l'hai trovato poi il significato della parola empatia? Sì, c'è scritto la capacità di comprendere la situazione emotiva di un'altra persona, prevalentemente senza ricorso alla comunicazione verbale. Bello, no? Credo di sì. Ragazzi, la frase con empatia, forza! Luca, domani abbiamo l'escursione, ma dopodomani dovrai portarmi questo lavoro completato, ok? L'escursione... Non ti ricordi che domani si va tutte alle oasi di Frassineto? Non vedo l'ora! Ah, già! Luca, brigati! Altrimenti fai le tante l'appuntamento! Sì, mamma! Ma quando rivedrò papà? Passerà molto tempo! Non lo so, Luca, dai! Adesso preparati, poi ne parliamo! Ehi, non dimenticarti il cappellino, l'ho messo sul letto! Sì, mamma! Luca, e dai, sbrigati! Ti ho preparato i panini! C'è anche l'acqua, eh? La sacca è lì, ciao! Fate i bravi. Buongiorno Pino. Buongiorno Pino. Buongiorno Pino. Ciao Angelo, divertiti. Ciao papà. Ciao. Per due ragazzi. Ragazzi, mi raccomando, procediamo con rispetto per il bosco. Evitiamo rumori inutili, schiamazzi. Non disturbiamo la fauna. Insomma, godiamoci questa meraviglia. Scusi, che albero è questo? È un frassino. Vedete, c'è anche il cartello che ce lo spiega. Quest'area si chiama Frassineto proprio perché è piena di alberi di frassino. Possiamo raccogliere delle foglie da portare a scuola? Certo. Sì. Guarda, questa è una foglia abbastanza lanceolata. Guarda questa foglia, è forma di cuore. Bellissima! Ma quanto mancherà la pausa? Qui nessuno è stanco, io ho fame e sete. Ragazzi, potete sistemarvi qui per il pranzo al sacco. Mi raccomando, non lasciate cartacce in giro. Ricordatevi quello che abbiamo detto? Che hai portato? Alla frittura di maccheroni. No,
Luca, ho notato già da molto che sei pensieroso. Credevi che non ce ne accorgessimo? Con noi devi sentirti libero di dire tutto. Cosa succede? Davvero mi aiuta a restare i miei problemi? Certo! Non potete capire. Mi sta succedendo di tutto da quando non vedo papà. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to... Dai Luca, fra soli 3 mesi arriveranno le vacanze di Natale e potrai rivederlo. Soppressata di mio nonno. Io ho un'altra bottiglietta d'acqua. Cappellino di riserva. Mia madre è un po' strillante. Amici, grazie. Ora ho capito il significato della parola empatia. Mi avete compreso e aiutato, anche se non vi ho detto nulla. Adesso andiamo a goderci insieme la montagna. Si dice guys. Soffocati dall'indifferenza, niente ci fa più pena, più che una catena, è una dipendenza.
Pensiamo di essere solidi, stiamo comodi, ma piano piano affondiamo nelle sabbie mobili. Quanti popoli ci sono sulla terra e noi ci crediamo più nobili di chi fa la guerra. Solo perché non abbiamo fame o barricate, gli scontri non sono in TV ma nelle nostre case. La donna è madre, come fai solo a pensare di poter farle del male? Chiudere i sogni in gabbia per non farli più volare, quando non esiste rabbia che possa giustificare. Devi realizzare che la violenza sulle donne è un problema degli uomini, è un problema di alcuni uomini. La violenza sulle donne è un problema degli uomini. Ne abbiamo fatte di parole. Ragazzi, avete un'ora per la consegna. Hai visto che livido la professoressa sotto gli occhiali? Sì, purtroppo quello che abbiamo visto alle villette è tutto vero. Dobbiamo fare qualcosa. Buonasera, benvenuti tutti, grazie per essere accorsi numerosi allo spettacolo di questo fine anno scolastico. Vi ringrazio veramente da parte dei ragazzi, da parte del professore che ha curato le musiche, e colgo l'occasione per un messaggio da parte di Serena. Buon pomeriggio a tutti e grazie per essere qui presenti. A breve ci sarà l'ultima esibizione dedicata a tutte le donne, in particolare a una fra voi. Un giorno salii con te sulle ali del mondo e mi donasti la luna. Ora tutto è cambiato, mi fai sempre del male e mi hai spento l'energia. Quanto costa avere una gonna e reggere il gioco a ladri, briganti, con corpi forti e mani feroci. Dov'è la dolcezza che hai conosciuto? Dove sono le forti braccia che ti facevano volare? So che niente potrà tornare, come in tribunale. Il verdetto è negativo. Condannata. 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 No. Condannata. No. Condannata. No.
canale, feste, cine, tu. School movie, amore, school movie, cuore. Motore, azione, c'è school movie, cine, tu. I have a dream. Motore, azione.